I santuari della Terra Santa stanno accogliendo migliaia di pellegrini che provengono da tutto il mondo. Nel bagaglio portano con sé la disponibilità a lunghe camminate e anche un po' di pazienza per affrontare le code, il che rende il pellegrinaggio più impegnativo. In primo luogo, quando si vede tanta gente, io disse per i miei pellegrini lì, tutti querido. Siamo lieti di vedere così tanti cristiani arrivare da tutto il mondo, principalmente dall'Asia. È una grande gioia, perché dall'America Latina, dall'Europa e anche dagli Stati Uniti era già una tradizione. Ci sono piccole fatiche, la fila, ma fanno parte di un pellegrinaggio, piccole mortificazioni, ma la gioia è maggiore. Prego perché tante altre persone possano visitare i luoghi santi e conoscere di più il santo della terra. Questa è la quarta volta che vengo in Terra Santa e trovo sempre qualcosa di nuovo. È un'esperienza meravigliosa. Le persone si commuovono e mi commuovo anche io. Trovarsi nei luoghi in cui Gesù è veramente passato tocca profondamente i nostri cuori. Tocca profondamente il coração. I pellegrini del mondo intero vengono qui perché la Terra Santa è la radice, è la fonte della nostra fede. Dio ci ha davvero amati nella storia, con l'incarnazione della parola, con Gesù, che ha guarito e salvato con la sua parola salvifica. E qui, con il mistero della redenzione, con la sua morte e risurrezione, ci ha salvati e liberati. Venire alle sorgenti della fede è rinnovare questa fede nel Signore Gesù. Abbiamo la grazia di vedere tante forme di pellegrinaggio, con i più svariati tipi di gruppi e realtà. Abbiamo anche seguito il gruppo di sacerdoti dell'Arcidiocesi di Rio de Janeiro con il vescovo ausiliare Monsignor Paolo Alves Romao, che li ha accompagnati durante il loro ritiro in Terra Santa. Nel pomeriggio del 19 novembre hanno fatto il loro ingresso solenne nella Basilica del Santo Sepolcro. I sacerdoti rinnovano la loro fede perché possono ripetere i gesti di Gesù. Gesù fu riconosciuto spezzando il pane ad Emmaus, fu riconosciuto alla terza apparizione, raccontata nel Vangelo di San Giovanni, nell'arrostire il pesce e preparare il pane per i discepoli. E qui fu riconosciuto da Maddalena con la chiamata Maria. Lei lo riconobbe dalla voce. Sono i gesti di Gesù che possono essere rinnovati. La mattina presto, come richiesto dallo status quo, i sacerdoti sono tornati per la celebrazione della messa con la comunità del Santo Sepolcro alle 6:30 del mattino. Certamente un'esperienza speciale. Isso mesmo. Aqui cada Ogni momento della visita ai luoghi santi è sempre un momento di grande commozione. Vengo per la prima volta in questo ritiro con il clero dell'Arcidiocesi da Rio de Janeiro. Sono il vescovo che accompagna questo gruppo di sacerdoti che rappresenta anche il cardinale di Rio de Janeiro, Monsignor Orani Tempesta. Fra Bruno era la nostra guida al ritiro. In ogni luogo santo ci ha aiutato a comprendere la ricchezza del mistero della presenza del Signore. Questo è il luogo dove muore e risuscita ed è la fonte della speranza della nostra vita. Oggi, in particolare, celebrare la messa all'interno della tomba vuota è stata una grande emozione. Toccare con le proprie mani e vedere il mistero della redenzione del Signore che muore sulla croce e risorge, che è la fonte di speranza, gioia e vita eterna. Questa è un'esperienza unica che ci porteremo sicuramente a Rio de Janeiro, io e tutti i miei amici sacerdoti, trasformati dalla presenza del Signore nelle nostre vite.